ha convenuto all'unanimità di avanzare la richiesta che l'inizio dell'esame dell'Assemblea del decreto legge numero 3926 recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio già previsto nel calendario dei lavori a partire dal prossimo lunedì 18 luglio abbia luogo a partire dal giorno successivo martedì 19 luglio. L'esame di tale provvedimento sarà quindi iscritto all'ordine del giorno della seduta di martedì 19 luglio al termine degli altri argomenti previsti. Avverto infine che all'ordine del giorno della seduta di martedì 19 luglio, dopo il decreto legge in materia di enti locali, sarà iscritto all'ordine del giorno anche l'esame del decreto legge 3954 recante proroga di termini relativi al processo amministrativo telematico. Comunico che con lettera pervenuta in data odierna i deputati Enrico Zanetti, Angelo D'Agostino, Mariano Rabino e Giulio Cesare Sottanelli, già iscritti al gruppo parlamentare Scelta Civica per l'Italia, hanno dichiarato di aderire al gruppo parlamentare misto cui risultano pertanto iscritti. Abbiamo come interventi di fine seduta l'onorevole Famiglietti. Grazie. Pochi giorni fa si è spento a Roma alla soglia dei 100 anni Gabriele Pescatore, storico presidente della Cassa del Mezzogiorno. Una presidenza ininterrotta dal 55 al 76. Pescatore era originario di Serino, era irpino e non ha mai dimenticato le sue origini. È stato anche presidente del Consiglio di Stato dal 1980 al 1986 ed il presidente Mattarella lo ha ricordato come uno dei giuristi più illustri del Novecento. Mi è sembrato doveroso che anche quest'Aula lo ricordasse, soprattutto per il contributo che ha dato per la crescita e lo sviluppo del Sud. Protagonista della fase migliore dell'attività della Cassa del Mezzogiorno, diventando esempio di buona amministrazione, a tal punto che persino testate internazionali come l'Economist nel 1975 ne elogiò pubblicamente la sua attività e lo lodò per la capacità di far funzionare una macchina complessa come quella della Cassa del Mezzogiorno. Non c'è territorio del Sud che non ha